È iniziato? Perfetto. Ciao a tutti. Un saluto anche oggi dal direttore. Saluta direttore. Dillo che oggi farà lui l'allenamento e vi farà sudare tantissimo. Adesso sfruttiamo ancora qualche minuto, così almeno vediamo se si connette qualcuno. Ci alleniamo da casa, facciamo la diretta da casa. In modo tale comunque da non uscire, per rispettare comunque le norme di sicurezza. Spero che comunque da questa ripresa si riesca a vedere tutto. Intanto, ogni tanto ci sarà comunque un bambino durante l'allenamento che disturberà, si allenerà anche lui con noi. Quindi, innanzitutto iniziamo con il riscaldamento, sempre adeguato, con delle circonduzioni per le spalle, spalle, gambe, per attivare bene la circolazione e scaldare bene i muscoli. Poi il primo circuito è basato su un addominale, solo addominali. 20 minuti EMOM, adesso vi spiegherò gli esercizi, sono 4 giri. Poi abbiamo il secondo, che è che c'è? Ciao, Valentino ci sta salutando, saluta Leo. Ciao Vale! Oggi allena lui, eh? È lui l'allenatore. Poi avremo un secondo allenamento dove andremo a fare sui 5 o 6 giri. Allora, per il primo allenamento avete bisogno soltanto di un semplice attrezzo da casa, che il semplice attrezzo da casa sono due ciabatte, in modo tale che vi permettano di scivolare bene nel pavimento. Per fare quale allenamento? L'esercizio che si chiama il mountain climber. Poi, per quanto riguarda il secondo allenamento vi serve soltanto uno straccio. Ma Quindi adesso non ci vuole uno veramente. straccio o un asciugamano. Adesso tra poco iniziamo, aspettiamo ancora un pochettino, così almeno facciamo connettere tutte le persone, così ci alleniamo tutti. Leo è felicissimo di questa diretta. Ciao Leo! Dai, saluta! Ciao a tutti! Tra poco ti dovrò mettere giù perché dobbiamo iniziare. Non lo vedo molto tranquillo, anzi molto agitato. Ogni tanto disturberà, però fa niente, lui ci può disturbare. Lo consegniamo alla mamma, così iniziamo il riscaldamento. Ecco qua. Se vuoi far partire la musica, la puoi far partire. Tieni. Allora, quindi, abbassa un po'. Allora, praticamente, il primo allenamento dura 20 minuti, come ho detto prima, e tengo io il tempo. Non preoccupatevi, seguite me. Ovviamente per gli addominali mettete un asciugamano, uno straccio sotto perché, per non farvi male. Allora, il primo esercizio viene chiamato lift over. Praticamente lift over sono: vi mettete in barchetta, mani appoggiate e dovete far finta di avere due ostacoli e spostiamo le gambe da un lato all'altro per un minuto, Ok? Contraete bene l'addome. Il secondo esercizio è un mountain climber. Qua vi serviranno le ciabatte. Vi mettete in posizione di plank. Quando portate le ginocchia, dovete portare le ginocchia al petto, più che riuscite, e contrarre bene l'addome, tutto il core. Da qua fate 1 e tornate indietro, 2, 3. Il terzo esercizio è simile, sempre lavoro di un minuto, è sempre un mountain climber, ma andremo a lavorare gli obliqui. Quindi bisogna spostare le ginocchia non più verso davanti, ma laterale. Come? Così. 1, 2, 3, 4. Ok? Se mi metto da questo lato così riuscite a vedere meglio. Possiamo iniziare, vi tengo io il tempo. Portatevi sempre l'acqua, eh? Tenete sempre un'acqua perché durante il riposo ci andremo a bere, che è importante. Ci idratiamo. Puoi alzare la musica, coach.
faccio partire 20 minuti e si inizia, eh? Primo esercizio, lift over. 3, 2, 1, alza un po'. 1, via. Un minuto, eh? Dai, dai. Tenetevi con le mani, eh? Dovete sentire l'addome. No. Ecco l'intruso. Mi tengo io il minuto. Ancora 30 secondi. Dai. 20 secondi. Scusate l'intruso. 15, 14. Sei, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Passiamo all'altro esercizio. Obla, monello. Quindi le ciabatte e iniziamo col mountain climber. Via. Ovviamente non dovete fare per forza un minuto di lavoro consecutivo. Potete fare un 30 secondi di lavoro, poi prendiamo un fiato e ripartiamo, ok? Come in questo caso. Via! Contraete bene l'addome, eh? 10 secondi. Quattro. 3, 2, 1, stop, prendiamo fiato e iniziamo a fare l'altro esercizio che è il mountain climber però in obliquo. Quindi vi darò io il via, eh. 3, 2, 1, partiamo. In obliquo, portate le ginocchia, gomito destro e gomito sinistro. Altra musica, boom. Dai. Dai. Prendiamo un po' di fiato. 3, 2, 1, 9 secondi mancano. Via. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, dove abbiamo un minuto di riposo. Il primo giro è andato. I giri me li segno così non me li scordo e non barro. Abbiamo il minuto di riposo, bevete pure l'acqua, eh. Se avete qualche domanda fatela pure, eh. Adesso preparatevi già l'asciugamano per fare il lift over. Abbiamo ancora 14 secondi di rilassamento. Dai, tutto bene? Io sto già sudando. 4, 3, 2, 1. Partiamo, addome contratto, mi raccomando, controllato. Non dovete farlo per forza veloce, anzi più lento è, meglio è, lavora di più il muscolo. Tanto adesso facciamo un 30 secondi di lavoro, non facciamo un minuto di fila. Tengo io il minuto come punto di riferimento. Facciamo 4 respiri. 2. Il capitano dov'è? Stai bravo, eh. Via.
Questo esercizio lavora anche le gambe, eh? Adesso, altro esercizio, mountain climber. Preparatevi, via! Mi raccomando, il respiro controllato, eh! No, hai 4 secondi. Riposo. Guarda che dovevi allenarti anche te, eh. No. Inutile che fai finta. Ma non ho baby. Dai, adesso ripartiamo. 3, 2, 1, via! Dai, dai, dai! Stop! Adesso abbiamo il terzo esercizio, mountain climber in diagonale. 3, 2, 1, via! Stop, qui andiamo a lavorare tutto il core, a parte le spalle, ma soprattutto gli obliqui. Dai, dai. Al 15 ripartiamo, via. Dai che abbiamo un minuto di riposo, eh. Stop, riposo! Di un minuto, il secondo giro è andato! Vieni, direttore! Sono andato un attimo a prendere il direttore mentre ci riposiamo, così vi fa un saluto. Ciao a tutti! Stava giocando! Sta facendo il bravo! Papà è tutto sudato! Monello, poi quando cresci ti alleni anche te. Vola! Dai, prepariamoci, 10 secondi e ripartiamo. Spero che stiate allenando, mi raccomando. Così per quando si torna in palestra siamo tutti in forma. Quando usciremo dalla quarantena, ovviamente. 3, 2, 1, via! Un pochettino, dai, dai, mi raccomando, tieni duro, dai che siamo solo all'inizio. Tre, due, uno, via. Tanto l'addome equivale anche come un riscaldamento. Dai, dai, 7 secondi, dai, dai. E stop, adesso l'altro esercizio, mountain climber. In quarantena basta davvero poco per allenarsi. Ci stiamo allenando con un asciugamano e delle ciabatte. Poi l'allenamento dopo sarà quasi totalmente solo con ciabatte e asciugamano. Vi servirà una sedia o se avete lo spazio anche il divano. 3, 2, 1, via! Dai che per quest'estate avremo un addome d'acciaio. Anch'io posso mangiare un dalla direzione mi dicono
che anche qui vorrebbe l'addominale ma continua a mangiare Nutella. Dai, 5, 4, 3, 2, tirate bene sul sedere e contraete l'addome. Stop, e adesso iniziamo con il terzo esercizio. 3, 2, 1, via. Stop, prendiamo un po' di fiato. Dai, speriamo finisca in fretta questa quarantena. C'è Leo che sta costruendo tutti i giorni dei castelli. 3, 2, 1, altri 10 secondi. Vai, 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 vai. Su. E il minuto di riposo. Terzo giro è andato, manca l'ultimo. C'è un intruso. Intruso, non puoi toccare il telefono. Madonna, che monello. Ve lo tengo io il minuto di riposo, eh. Dai, fai vedere come sta bene. Fai gli squat. Uno. Dai, papo. Monello. Ancora 27 secondi e ripartiamo. No. Adesso che è iniziato a gattonare si arrampica ovunque. Cos'è che ci scrivono? Dai, dai, vero, dai. Non mollare. Ok, il direttore è stato mollato. Si riparte. Tra 5 secondi in ritardo. Vai. Arriviamo a 30 secondi, ci stoppiamo un attimo. Ok. Se volete bere l'acqua, bevete, piccoli sorsi, eh. 3, 2, 1, via. Dai che è l'ultimo giro. YouTube Music, la nuova app di streaming musicale di YouTube. Tanto possiamo finire anche tra 3 ore. Perché tanto la diretta la stiamo facendo da casa. E stop. Adesso, mountain climber. Preparatevi anche per l'allenamento di dopo, eh. Via! Di riposo. Madonna, sto sudando. L'addome lo sento. Anche voi dovreste sentire male l'addome, eh. Mi raccomando. Via. Ok. Prendiamo un po' di fiato e iniziamo a fare quell'obliquo. Tieni il direttore fermo. Adesso ti prendo. Arrivo. 3, 2, 1, via! Dai! Per il riscaldamento l'abbiamo finito. Fiato. Spero che si senta bene la musica, però messa dalla tele.
Via! Ok, riposo. Scusatemi, mi sono sbagliato, ma c'è un altro giro. Non sono 4 ma 5 giri, così almeno riusciamo a raggiungere i 20 minuti. Tanto adesso c'è un minuto di riposo. Ste, non devi solo guardare, ti devi anche allenare, eh. Guarda che da qua si vede tutto. Allenati! Subito! Dai, dai! 8 secondi e dobbiamo partire. Ultimo giro. Tre, due, uno, via! Scusa, stai cambiando? Stiamo cambiando musica, per questo si è stoppata. Dai, dai! 33, 32, 30! Prendiamo un po' di fiato. Zometti. 3, 2, 1, via! Otto secondi. Stop. Adesso mountain climber. Dai, con questo allenamento almeno riuscite a pulire anche per terra. Sì, facciamo due cose in uno. Ci alleniamo e puliamo per terra. Via! Ok. Musica da donna. 3, 2, 1, dai, via! Stop, vediamo un po'. Dai, dai! Abbiamo 16 persone che ci stanno guardando. Si stanno allenando tutte, spero. 3, 2, 1. Siamo partiti 30 secondi dopo, eh. Quindi, via! Questo lavora veramente tanto l'obliquo. Dai. 5, dai, 4 secondi. E stop. Quindi, primo allenamento, primo circuito l'abbiamo fatto. Me li sto segnando tutti. Così non dite che baro, ok? 5 giri li abbiamo fatti. Adesso dovremmo riuscire a fare altri... Vediamo, 5-6 giri, eh? Vediamo un po', ok? Allora, intanto che vi spiego l'allenamento, potete bere. Allora, abbiamo
4 esercizi, sono 40 secondi di lavoro, 20 secondi di riposo, quindi 40 secondi un esercizio, 20 di riposo e così via. Tra i 5 e 6 giri, proviamo almeno a farne 5. Allora, il primo prevede, vi servirà la sedia perché lavoreremo un piegamento che non è in grado comunque di farle con le gambe tese, si può fare sulle ginocchia. Vi serve una sedia e saranno, vediamo, magari qua si vede meglio, sono due piegamenti, quindi fate 1, 2 e toccate, 1, 2, l'altro braccio, mi raccomando il bacino rimane fermo, quindi addome contratto e gluteo contratto per stabilizzare bene le anche e le gambe un po' più larghe nei piegamenti, quindi 1, 2 e toccate, 1, 2, tocchiamo, vi darò io i cambi, voi seguite me. Poi per l'altro esercizio, questo potete farlo anche sul divano tranquillamente, per l'altro esercizio dobbiamo mettere o i piedi o sul divano, in questo caso per me sulla sedia, prendere le ciabatte e fare delle piccole circonduzioni, quindi da qua e fate 1, 2, 3, ok? Per chi non riesce, comunque, perché questo esercizio con i piedi alzati è più avanzato in modo tale da permettere di lavorare di più le spalle. Per chi non riesce può farlo anche da terra normale, fa un plank a braccia tese e delle piccole circonduzioni, ok? L'altro esercizio sono, vi servirà lo straccio, questo è molto bello, dovete prendere lo straccio, lo arrotolate, vi do io il cambio, iniziamo con la gamba destra, cosa fate? Un affondo senza toccare e tirate lo straccio, quindi allenate sia le gambe che i bicipiti e si torna su, 1, 2, ovviamente poi cambio, mi metto in diagonale così riuscite a vedere meglio, da qua, indietro e tirate lo straccio, per le braccia e se le gambe un allenamento in tensione, isotonico, e poi, tower, abbiamo sempre un esercizio con lo straccio, dove andiamo ad allenare tutta la catena cinetica posteriore, quindi faremo il dorso e soprattutto il gluteo, quindi girate bene lo straccio, vi mettete a pancia in giù, tirate sia su le gambe che il busto, quindi dovete sentire anche il gluteo e la schiena lavorare, e da qua tirate indietro, 1, lento e controllato, 2, ok? Poi avremo 20 secondi di riposo e ripartiamo. Allora, beviamo un po' d'acqua. Siete pronti a partire? Che riniziamo. Allora, mi raccomando, il tempo lo tengo io. 40 secondi di lavoro e 20 secondi di riposo. Dai che iniziamo. Tanto abbiamo ancora una mezz'oretta. Poi faremo, ovviamente faremo anche stretching. Quindi possiamo partire col primo esercizio, che sono due piegamenti e si tocca la sedia e si rimane fermi in plank. Poi cambio braccio, vi do io il cambio. 3. Si vede bene secondo te la qua? 3, 2, 1, via, due piegamenti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dai, 1, 2,
1, 2, respirate, mi raccomando che è fondamentale. La respirazione controllata. Mancano 8 secondi. Dai. L'ultimo. E stop. 20 secondi di riposo. E partiamo col secondo esercizio. Quindi ciabatte a portata di mano. 3, dai. Dai che ci siamo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dai che partiamo. Via. Contraete bene l'addome, piccole circonduzioni. Sto pulendo anche tutto il pavimento. Dai. Mancano 10 secondi. Stop. Riposo. Sì. Adesso mi serve lo straccio. E si parte. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, via, gamba destra o la sinistra, quella che preferite, e tirate, 1, dai, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, cambio gamba, 20 secondi lavoro dall'altra, dai, e tirate forte, mi raccomando, stop, 20 secondi di riposo e iniziamo col quarto esercizio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partiamo! Via! Esco con la metto il pigiama sotto. Ma non perché ci devo andare a letto, che quando sto giù in botto non basta, giù un botto. Mentre ballavo penso alla pazienza. Devo essermi caduto nella tasca. E chi mi sta vicino una cartella. Tirate l'asciugamano, deve essere in tensione. Metto un po' indietro così vedete. Le punte verso l'esterno, così sentite il gluteo di più lavorare. Stop, riposo. Così il primo è andato. Primo circuito è andato. 3, 2, 1. Partiamo subito con i piegamenti. Via! Faccio una canna sotto il sole, volo su un jet. Potremmo dire vedere chi c'è dall'altra parte. Mi piace se ti muovi tipo Iron. Chi bagna fa una pista per di Cairo. Che brava a cantare solo se fai lui. Io torniamo a casa zombie tipo Nairo. Pure una di queste sere. Quando 10 secondi. Se volete riposare prendete fiato anche, 3 secondi. Stop. 20 secondi di riposo e partiamo con l'altro. Devastante. No, molto bello, mi piace. Cinque secondi, ripartiamo. Tre, due, uno, via. Circonduzioni.
piccoli cerchi, addome gluteo contratto. Io sento le spalle di brutto con questo esercizio. 5 secondi. Stop. 20 secondi di riposo. Uguale. Sta andando tutto bene? Dai, dai Marta, devi allenarti, non guardare. L'altro esercizio. Via! Da fondo! Tirate bene, eh! Dai, dai! Dovete sentire il bicipite, le spalle che stanno morendo, ma soprattutto le gambe! E tirate! Dai, dai! Cambio gamba! Via! Cinque secondi. Dai, dai. Stop. Adesso c'è quello da terra. Girate bene l'asciugamano. C'è il direttore che sta ballando addirittura. Ciao Simo. Dai, dai. Via. Piedi verso l'esterno che contraete anche il gluteo. Dai! Riposo 20 secondi. Secondo giro è andato. Mi spiace per voi, ma tra secondi dobbiamo riniziare. Con i piegamenti, eh? Chi non riesce a toccare la sedia o il divano può fare i piegamenti e alzare solo il braccio e poi l'altro ovviamente. Via! Secondi di riposo. Dopo questo allenamento mi merito niente. Almeno io 5 pizze, anche voi dai. C'è Johnny connesso, grande Johnny, ciao. Vai, partiamo con l'altro giro. Via, per le spalle, eh. Piccole circonduzioni. Addome contratto, gluteo, stabilizzare bene il bacino. Dai. Dai, dai. Se siete stanchi, adesso come me in questo caso, riposate anche un plank, che è sempre un lavoro. Sto anche asciugando il sudore per terra. Dai, 20 secondi di riposo.
Dai, dai! Partiamo con gli affondi! Tower Tension Lunges, in inglese. Anche l'inglese so, è incredibile. Via! In tensione, eh? Uno. Qui sono 20 secondi di lavoro per gamba. Così 40. Via! Tirate forte, date il massimo. Dovete strappare l'asciugamano. Cambio gamba. Ok. 20 secondi di riposo. Fatemi un po' di aria. Che in casa non si respira allenarsi. Ehi! Vai! Tutta la catena cinetica posteriore ora! Piedi, rotazione verso l'esterno. Via! Uno, quindi extra rotazione. Due, tre. Dai! Riposo. Terzo giro è andato. Ci siete ancora? Dai, dai. Dai che siamo ancora caldi. Dobbiamo iniziare. Quindi abbiamo fatto tre giri. Iniziamo col quarto, 3, 2, se volete, beviamo ancora un po' d'acqua e partiamo. Tre, due, uno, via. Due e toccate. Due. 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 Stai chiamando tua mamma, non posso. Due. Dai, 10 secondi. Stop. 20 di riposo. Ciabatte a portata di mano. Si parte. Via. Riposo, prepariamo già lo straccio. Ma si è tolto il calzino, Leo. Cosa ridi? Papo. Ci siamo, eh? Due, uno. Via. Dai, dai.
10 secondi. Cambio. Dai, dai. Stop. 20 secondi di riposo. Ciao papà. Ciao papà. Dai, 5, 4, 3, 2, 1. Partiamo con l'altro esercizio. Via. Dai, 5 secondi. Riposo. Quarto andato. Dai che iniziamo col quinto, dai. Dov'è la matita? Devo segnare, se no me li scordo. Ci tocca iniziare tutto da capo. Dai. Come sta andando? Tutto bene? Dai che abbiamo quasi finito. Scusatemi se sono tutto sudato, ma mi sto allenando anch'io seriamente, eh. Come voi. Dai, dai. Ci alleniamo tutti insieme. Dobbiamo morire. Tre. Dai che partiamo col quinto giro. 3, 2, 1, via! Dai, 5 secondi, stop, ciabatte, dai, come sta andando? C'è Marta che sta guardando, Stefano. Dovete allenarvi, dai, dai. Però spero vi stiate allenando, sì. Se guardano non si stanno allenando però. Guarda, anche io non le so usare molto le dirette. Via! No, che io utilizzo di più Instagram. Facebook non lo so usare molto. Facciamolo a fondo. Oh, mi piace bene con la maglietta. Stanca, pure bello il video. Lascio da mano, fate aria. Oh, si muove di caldo. Si apre un po'.
3, 2, 1, via! Dai, che oggi c'era anche una bella giornata, per questo fa caldo. Ma purtroppo dobbiamo essere chiusi in casa. Chi ha il giardino più fortunato. Chi ha il giardino è fortunato, davvero. Poi c'è la piscina, ancora meglio. Talleni, dopo l'allenamento un bel bagno in piscina. Se la sauna, ancora meglio pure. Se la fai bagno, ancora meglio. Dai, 5 secondi. Stop! Stop per questo esercizio, adesso c'è l'altro. Dai, spero si senta la musica. Comunque, se avete domande, fatele, eh. Se volete anche fare un altro tipo di workout, ad esempio per le ragazze, se vogliono ad esempio allenare di più il fianco e gluteo, fatecelo sapere e farò un esercizio anche mirato molto su quello. 3, 2, 1, via! Secondi, eh? Da ora! Stop! Io direi che 5 giri li abbiamo fatti. A parere mio possono bastare, perché teoricamente mancano 8 minuti, ma non vi preoccupate, non abbiamo fretta, perché adesso facciamo un po' di stretching per andarci a rilassare. Quindi il tempo scaduto. Bello, si è fatto male. Adesso lavoreremo molto. Bevete un po' d'acqua e facciamo stretching, ok? Ricapitolando, abbiamo fatto un allenamento, primo giro, primo circuito, abbiamo lavorato su 5 giri, tutto addome. Addome, spalle, perché comunque sono esercizi multiarticolari. Poi abbiamo lavorato l'altro circuito, altri 5 giri. Abbiamo fatto un totale di 10 giri, tutti esercizi diversi. Spero che sia andata bene, che vi sia piaciuto l'allenamento, perché poi faremo un'altra diretta. Questa è la terza diretta, se non sbaglio, che facciamo. Sicuramente ne facciamo un'altra. Quindi mi raccomando, rimanete sempre connessi. Rimanete sempre connessi, che ci alleneremo sempre insieme, in modo tale di arrivare belli allenati quando le palestre riapriranno. Quindi adesso beviamo l'acqua, ci rilassiamo facendo lo stretching. Purtroppo il direttore stava facendo il monello ed è caduto, quindi sta piangendo, povero direttore. Vieni qui, direttore. Vieni, papà. È scivolato. C'è il direttore che è scivolato. Saluta Leo, ciao, ciao a tutti. È passato tutto già? È caduto, poverino, si è fatto male, perché non sta, si allenava. Non sta fermo, si stava allenando anche lui. No, papo. Ehi, povero papo. Amore, a sonno, guarda. Mi sa che a sonno, e tra poco faremo anche una merendina, ok? Tu ceni, Leo. Monello, fai vedere il piede, bello grasso. Tieni, papo. Adesso facciamo stretching. Ti sei fatto male. Ti presentiamo YouTube Music. Adesso facciamo stretching e andiamo a rilassarci, ok? Seguite me. Cambio.
Ora dietro. Cioè, ridendo e scherzando, è già passata un'ora. La mano all'altezza della spalla, eh. Tirate le dita verso di voi. Cambio. Altro braccio. Cambio. Mani dietro. Così. E tirate indietro, braccia tese. Petto in fuori. Via. Rilassiamoci, piedi uniti, andiamo in basso, le ginocchia, le gambe, mi raccomando, tese, eh? Non dovete raggiungere il dolore, ok? Dovete leggermente sentire tirare, ma poco, perché deve essere comunque un sollievo lo stretching. Poi venite su piano piano e adesso cerchiamo di andare più giù. Rilassatevi. Ok, adesso gambe divaricate, andiamo verso il basso. Su, ancora, senti questa che song. Su, sciogliere, adesso da terra, per non tirare tanto la schiena. Piede destro sotto il ginocchio, dritti col busto, mani lungo i fianchi, portate la schiena sempre dritta e portate il busto in avanti, verso la punta del piede, in questa maniera. Quando sentite leggermente tirare, portate la punta del piede verso di voi e rimaniamo in tensione così. Così andiamo a tirare tutti i muscoli della catena cinetica posteriore, soprattutto polpaccio femorale, senza andare a richiamare la schiena. Cambio. Per me già così va bene, sento già tirare. Sciogliere. Adesso, per chi riesce, 90 gradi, potete anche rimanere fermi così perché tanto io già da così sento tirare. Per chi riesce viene anche un po' giù. Cambio. Gamba dritta, il piede verso di voi, la punta del piede. Stop. Sciogliere. Bravo, taggami. Adesso facciamo la posizione del catto. Quindi dovete mettere la schiena più in cifosi che potete,
poi portate la testa verso l'alto e sedere all'infuori e portate la schiena in lordosi, braccia tese e ritornate nella posizione di partenza. Cambio. Ultimo. Adesso indietro e portate le mani più avanti che potete. E rilassatevi. Mi do io il cambio. Cambio. Le spalle non anteposte in avanti, ma indietro, petto in fuori. Adduzione delle scapole, cioè le scapole chiuse. Dietro. Avanti. Dietro. E stop. Allora, per oggi abbiamo finito, stop un attimo la musica. Dov'è il tritomano? Ok, allora, per oggi abbiamo finito, spero che l'allenamento vi sia piaciuto e un saluto soprattutto, vabbè, da tutto lo staff del laboratorio del fitness e un saluto soprattutto... No, non inquadrarmi, si uccido. Anche da parte del direttore, ecco qua, un saluto dal direttore che comunque si stava addormentando perché adesso gli facciamo fare una piccola nanna e anche la merenda perché anche lui deve far crescere i muscoli soprattutto, ok faccio, papo? Sei serio eh? Oggi è troppo serio, serissimo. Saluta a tutti, sì. Ciao, grazie, ringraziali che hanno seguito il tuo allenamento, diglielo che la prossima volta faremo un'altra diretta e farei sempre tu l'allenamento, ok? Niente. Non frega niente. Non ti interessa. Dai, un saluto. Evo. Niente, tutto sonnato. Monello. No, papo. Quindi, un saluto a tutti. Scusate se mi ripeto. Spero che vi sia piaciuto l'allenamento e alla prossima, ok? Adesso vi faremo sapere comunque quando sarà la prossima diretta e se avete comunque qualche, volete sapere qualcosa di più, se volete un allenamento più mirato, come detto prima, soprattutto per le donne, per i glutei e i fianchi e per l'interno coscia, basta che ce lo fate sapere, così imposto bene il programma d'allenamento. Ciao a tutti, grazie di avermi seguito, mi raccomando, allenatevi e adesso merenda sana. Ciao a tutti ancora!